sentire le voci è una cosa strana. Ma dipende come uno le prende. Tu come le prendi? Se uno dice ho paura delle giubbe rosse, è una cosa strana. Però cioè, le voci sono, come, sono soggettive, cioè è soggettivo. La maggior parte che hanno le voci sentono proprio le parole nelle orecchie. Da quanto tempo le senti? Dalla nascita. Non proprio dalla nascita. Quasi. Dico dalla nascita perché fin da bambina. Quando avevo 5-6 anni, da quando ho iniziato a sentire. Perché prima non sentivo niente, sono nata sorda. Se ne sono accorti quando avevo 5 anni che ero sorda. Poi vabbè, io la cosa interessante nel mio caso è che sono diventata consapevole nel 2013 di avere le voci. E ho fatto tanti anni in comunità senza mai rendermene conto, nonostante parlassi 24 ore su 24. Con le voci? Sì? Non mi rendevo conto di avere le voci, però parlavo da sola. Infatti mi ricordo che quando ero ricoverata in psichiatria, 24 ore su 24 a parlare. Succede che la tua insicurezza salta fuori, non riesci a esprimerti meglio le tue emozioni, a sfogarti, a capire cosa provi, e così le voci cosa fanno? Ti fanno sentire fallito, ti fanno sentire, ti insultano, sei fallito, non vali niente, o anche delle parolacce, insulti, c'è chi pregando sente meno le voci, c'è chi facendo uncinetto le sente di meno. C'è addirittura qualcuno che ha la voce buona, no? Che dà consigli, che è raro, è molto raro. Allora, tu senti quella cattiva con la buona, e parli con Macario, che mentre parli parliamo della voce della cosa, qualsiasi cosa. Aspetta, e intanto senti le voci, hai capito? Cioè, mentre parli con lui senti le voci, classico, non ci sente le voci. E vediamo se ce la fa a parlare con dai. Allora, aspetta, cioè, la stile è riuscire a comunque parlare con Marcello e non mandargli a quel paese nel sì, e non parlare con loro. Ok. Allora lunedì devi lavorare, iniziare, ci sono state devi novità in queste fare due addominali, mettere no, sulla pancia, ti vogliamo più qua, dovrai, più su quello che riguarda il centro di dovrai andare all'università, ti beccassi il coronavirus, perché ridi? No, niente, scusa. Perché sono stanca, quando sono stanca rido. Ma poi ti stanca se metterti in bacio, se scambierai pomeriggi lunghi lunghi. Ah, è vero, e dimmi tu, quelli che sono sui adatti, cioè perché mi hanno dato il quadro orario e devi mettere lo scatto, che praticamente mi hanno messo uguale a quella dell'infermiera Caldi, devi truccarti, ci sono capricci, ma che però spiegava tipo la vedrai che sarai una bellissima col tuo fidanzatino, un bel vestitino. Che però ci sono tipo dei momenti di emergenza, di chiusura, che non ha senso fare. È molto disturbante parlare mentre c'hai. E figuriamoci se ci parlava anche Tom, anche Joseph. L'associazione Noi per Voi è nata oramai quasi 20 anni fa in Val Bormida per promuovere attività che hanno a che fare con il benessere delle persone che hanno qualche disagio esistenziale, che magari sono anche seguite da un centro di salute mentale. Per cui l'associazione lavora nelle aree del tempo libero, promuove occasioni di incontro, dell'autoaiuto. Ci sono due gruppi di autoaiuto, uno per persone uditrici di voce e l'altro per familiari di persone con disagio psichico. Ha due appartamenti in affitto dall'arte dove vivono, condividendo le spese di affitto e le bollette, persone
che hanno una situazione di disagio psicologico, con un piccolo supporto da parte degli operatori dell'associazione. E ultima cosa, cogestisce insieme a due cooperative sociali una piccola bottega del commercio solidale e tra poco partirà anche un'attività di ristorazione, una trattoria sociale a Carcale. Questa bottega è nata con l'aiuto dell'associazione Noi per Voi e di varie cooperative che hanno supportato il progetto, perché questo è un negozio a progetti, cioè tutta la merce che potete vedere è frutto di un progetto ben accurato, ben pagato, dei paesi del terzo mondo, dell'est, eccetera, eccetera. Qua purtroppo la Val Bormida le cose biologiche sono un po' ancora tabù, o comunque non si fidano ancora tanto per la questione degli OGM. Noi combattiamo per la questione degli OGM, queste cose qua, come abbiamo sempre fatto. Però il popolo non recepisce molto queste cose, ecco. Ci sono i clienti fissi che vengono, si fanno la loro spesa e via. Senti, sei contenta? Aiuto. Io sono molto contento di collaborare, di fare il volontario nell'associazione, perché è un modo per stare con altre persone, fare delle cose con altre persone, non per altre persone. Con la maglietta dell'operatore spesso si fanno le cose per. Con la maglietta del socio dell'associazione si fanno le cose con, e c'è una bella differenza.